Ciao, benvenuti. Oggi parliamo di crowdfunding. Lo dico subito per non doverlo ripetere a tutte le slide. Molti degli argomenti che riguardano direttamente il crowdfunding però sono utili e interessanti anche per chi fa musica in genere e chi vuole promuoversi. Quindi non è tanto un invito a fare crowdfunding per forza quanto a interrogarsi su certi argomenti e utilizzare il crowdfunding come scusa per parlare di strategie di promozione in genere. Benvenuti. Allora, io sono DJ Nejo, DJ, produttore, musicista, tra virgolette. Nel 2016 ho realizzato il mio primo album e questa foto è stata pubblicata sul mio Instagram a settembre del 2016, dopo aver raggiunto il risultato della campagna che stavo promuovendo con qualche giorno d'anticipo. Dopodiché MusicRiser mi ha contattato se volevo essere interessato a fare una ulteriore formazione più specifica e poi ho collaborato con loro per qualche tempo come talent scout, quindi seguendo anche altri progetti sia come tutor, anche andando poi a cercare di trovare band o artisti interessati a questa cosa. Ecco perché poi è nata l'idea di approfondire gli argomenti e anche di portarli in giro. Prima di parlare direttamente di crowdfunding, preferirei fare una contestualizzazione generale di quella che è la musica oggi e soprattutto il contesto particolare. Ci sono fondamentalmente due approcci che sono i più comuni, che troviamo veramente tutti i giorni. Il primo, tolgo subito perché altrimenti sarebbe inutile parlarne, è quello proprio del marketing puro fine a se stesso. Quindi diventa una star, ti facciamo suonare nei palchi di tutto il mondo, ti facciamo l'accordo discografico, fai sentire tutta la sua musica, eccetera, eccetera. E chiunque di voi ha una pagina Facebook o Instagram è continuamente bombardato di questo tipo di inviti, indipendentemente dal fatto che possono essere seri o meno. All'estremo opposto, ecco qua, il cosiddetto terrorismo. È la musica non si vende più, YouTube paga un millesimo di euro per ogni visualizzazione, ogni settimana escano migliaia e migliaia di dischi, eccetera, eccetera. Ora, in entrambi gli approcci c'è un fondo di verità e possiamo dire che la verità sta più o meno da qualche parte nel mezzo. È vero che si può arrivare ad un certo successo, ad una certa risonanza, anche in periodi piuttosto brevi, ed è vero dall'altra parte che la musica sta avendo una certa difficoltà e il mercato è in crisi e in calo continuo. Questo però non impedisce a qualcuno, insomma, di poter trovare la propria strada. Il ruolo delle case discografiche è cambiato. Prima la casa discografica era l'unico ponte per riuscire ad avere accesso a determinate cose, insomma, una certa risonanza, a dei palchi importanti, dei palcoscenici, anche radio, televisivo, eccetera. Oggi fondamentalmente non è più così perché ci può anche essere chi riesce a bypassare tutto questo e allo stesso tempo uscire per una casa discografica importante non è garanzia di risultato perché il mercato è eccessivamente saturo. L'autopromozione è una necessità non più rimandabile per qualsiasi tipo di personaggio, per qualsiasi tipo di livello. Necessità di una strategia. Questo perché, essendo appunto così tutto congestionato, bisogna un attimino fare una pianificazione, cercare di avere le idee chiare, cercare di organizzarsi con le uscite, con la propria produzione e con anche la promozione durante il fare musica. Curare il rapporto con il proprio pubblico. Questo è la base veramente di tutto. A prescindere qualsiasi tipo sia il nostro mercato di riferimento, se è un DJ, un artista, una band, un compositore, eccetera, cercare di costruirsi un proprio pubblico e
avere un rapporto continuativo con esso. La strategia. Potrei essere veramente noioso sul termine strategia e diciamo che ce lo faremo andar bene perché non è esattamente la parola più adatta. Però utilizziamolo con una certa approssimazione. Le caratteristiche di una strategia sono fondamentalmente tre: una visione, un obiettivo, insomma, qualcosa da raggiungere, una conoscenza profonda del contesto di riferimento, e poi ce n'è un'altra, e vediamo se qualcuno di voi gli viene in mente, che è quello che distingue la strategia da un qualsiasi altro tipo di piano, progetto, idea, tentativo di realizzazione. Cos'è che è unico e solo per la strategia? Mi viene in mente per caso? Il tempo, sì, però perché indica un qualcosa di più. No, il tempo è una risorsa limitata perché c'è qualcosa che è comune anche ad altre risorse limitate, diciamo così. No, questo rientra nel contesto. La strategia presuppone almeno un elemento che si contrappone al raggiungimento del tuo obiettivo. Se siamo tutti d'accordo, io da domani sono il DJ più pagato d'Italia. In questa stanza potremmo essere anche tutti d'accordo. Però c'è tutto un sistema e un mercato che lavora perché questo non sia così. Perché ci sono altri DJ che devono essere venduti, fatti lavorare, ci sono agenzie di pubbliche relazioni, agenzie di stampa, eccetera, eccetera. Quindi il mio obiettivo va contro l'obiettivo di qualcun altro. E questo qualcun altro, senza voler fare assolutamente complottisti, lavora per raggiungere i propri obiettivi, che quindi sono contrari ai miei. Se un'idea che mi sono fatto in testa non va come previsto, può essere per uno di questi tre elementi che viene a mancare. Semplicemente qualcuno è stato più bravo, più furbo, più veloce, migliore di noi. E questo deve essere considerato ogni volta che ci si confronta con un mercato in qualche modo. Il crowdfunding. Crowdfunding è una delle possibili strategie e vedremo anche nel corso di questa giornata che non è neanche adatto a tutti, proprio per le sue caratteristiche di fondo. Vediamo dalla parola crowd. Pubblico, funding, finanziamenti, fondi, eccetera. Quindi letteralmente significa trovare fondi da parte del proprio pubblico. Arriveremo ad una definizione più compiuta nel corso del tempo, perché utilizzare una definizione pulita, efficace, diretta, diventa veramente fondamentale per riuscire ad attuare un crowdfunding come si deve. Il crowdfunding nasce nel mondo della tecnologia. In realtà il crowdfunding nasce molto prima che si chiamasse così, una cosa veramente a radici profonde nella storia. Senza stare a farla troppo lunga, crowdfunding veniva utilizzato quando si ha un brevetto che si vorrebbe realizzare, che ha magari un costo importante e magari nessuna banca lo finanzierebbe, oppure per un singolo investitore diventa un rischio veramente importante. Allora si cercava di ottenere delle risorse da tantissime fonti per quelli che potevano ritenere la sua idea utile, interessante, magari necessaria per qualche motivo. Crowdfunding si utilizza anche in ambito semplicemente economico-finanziario, perché diventa un normalissimo investimento ad altissimo rischio, se vogliamo, perché finanzio qualcosa che ancora non esiste, perché credo di guadagnarci molto. E quindi può diventare anche molto più redditizio del giocare in borsa, per esempio. E allora sono nati tutta una serie di sistemi di crowdfunding puramente economico. E poi si sviluppa il crowdfunding nelle arti: film, performance, libri, dischi anche, che questo nello specifico ci interessa di più. Crowdfunding ha alcune caratteristiche di fondo. Un'idea. L'abbiamo già detto, un obiettivo, una cifra da raggiungere, quindi qualcosa a che fare con dei soldi, e delle ricompense per chi partecipa. Chi ti finanzia la tua idea può aver diritto sicuramente al tuo prodotto, ma anche a dei vantaggi che
che chi non partecipa in questa fase non ha. Quindi bisogna che sia ricompensato in maniera quantomeno migliore dei semplici utenti finali della nostra idea, del nostro prodotto, del nostro disco, quello che è. La formula più comune è quella cosiddetta o tutto o niente. Quindi si stabilisce una cifra, se manca anche solo 10 euro non viene riconosciuto niente, perché in questo modo c'è una scadenza precisa, non più rimandabile, e quell'obiettivo deve essere in qualche modo raggiunto. Si tratta di una promessa per una promessa, perché in realtà le persone non è che ti mettano i soldi in mano. Attraverso le piattaforme loro ti danno, come dire, l'impegno di garantirti quella determinata somma, che poi loro spenderanno effettivamente solo se te raggiungi quell'obiettivo. Se non raggiungi l'obiettivo, loro non avranno perso niente, semplicemente un po' di tempo. Ecco che sono nate tutta una serie di piattaforme per questo meccanismo di crowdfunding. Quindi ho menzionate solo alcune: Kickstarter, Indiegogo, MusicRiser, che è italiana specifica per i musicisti, poi Eppla, Ulule, che sono soprattutto, forniscono veramente i servizi più diversi, i campi di applicazione più diversi. La piattaforma garantisce una certa affidabilità, perché in teoria uno potrebbe farsi il proprio sito, raccogliere queste adesioni e non avere nessuna percentuale da spartire. Però che succede? Innanzitutto mi devo costruire l'infrastruttura e poi, se c'è qualcosa che non funziona, il server, le registrazioni, gli utenti non hanno tempo e voglia di perdere tempo, quindi se la cosa non funziona subito, molto probabilmente il contributo è perso per sempre. Ecco allora che una piattaforma grande, radicata, importante, garantisce una maggiore certezza di risultato. Ho scritto qui sotto non un bacino d'utenza. Questo è un particolare importante che spesso le piattaforme non vi dicono, perché tutti dicono che abbiamo 100.000 e passa iscritte alla newsletter. Però è difficile che un utente che non sa chi sei vada lì a cercare qualcosa in cui spendere soldi. Magari l'invito arriva a tutti, però non bisogna dare per scontato. Anzi, cioè, dobbiamo essere noi a coinvolgere le persone al nostro progetto. Poi, se le cose vanno particolarmente bene, ci sta che si aggiunga anche qualcuno di cui non abbiamo idea. Però il discorso di essere inseriti in un grande bacino d'utenza può essere fuorviante, perché ecco gli errori più grandi che possiamo fare. In generale, pensare prima alla musica e poi a promuoverla. Le due cose vanno necessariamente insieme. Non puoi stare fermo per mesi perché stai lavorando alla musica e poi riniziare a fare promozione a tutto spiano per cercare di vendere quello che hai appena fatto. Questo a prescindere da come si fa. Nello specifico del crowdfunding, pensare che una campagna giri da sola. Questo è l'errore più grande, la principale garanzia di insuccesso, perché dobbiamo essere lì veramente tutti i giorni a far capire quello che stiamo facendo, far conoscere la campagna, far conoscere i meccanismi. Anche se le piattaforme mandano l'invito della tua campagna a centinaia di migliaia di persone, può essere semplicemente una delle mille email che finisce nello spam, o comunque uno dei tantissimi messaggi pubblicitari che ci arrivano ogni giorno. I tempi. Per cercare di organizzare una campagna di questo tipo, bisogna avere un attimo chiaro i tempi. La durata media delle campagne di successo è di 45 giorni, che vuol dire che fondamentalmente la maggior parte delle campagne sono o di un mese o di due. Però non significa che avere una campagna di due mesi voglia dire decido di farla oggi, parto domani, perché almeno un mese per organizzare la campagna come si deve è da mettere in conto, che serve per una serie di cose che vedremo dopo, ma fondamentalmente per organizzare sia la promozione della campagna,
ma anche il lavoro durante la campagna stessa. Infine, è bene prendersi un mese per la consegna dei premi, il che vuol dire due cose: riuscire a consegnare, si spera, a tutti i contribuenti quello che abbiamo fatto, ma anche significa avere il prodotto pronto quando la campagna sta per finire o giù di lì, perché non posso avere, come dire, la promessa di pagamento di qualcosa e poi far aspettare 6 mesi le persone per dargli questo che loro si sono guadagnati e ti hanno contribuito a fare. Quindi avere chiaro i tempi permette di, appunto, fare la nostra strategia, la nostra pianificazione. Prendersi, dico, guarda, i prossimi 6 mesi mi serviranno per fare tutta una serie di cose. Iniziamo dall'organizzazione a monte. Come ho accennato poco fa, preparare il lavoro per il disco. Quindi io so, mettiamo che si debba fare un album, io so che avrò 2 mesi per fare un album. Può essere anche che io utilizzi il crowdfunding non per fare un album da zero, magari mi serve per fare solo le registrazioni o solo il mixaggio e mastering finale, però comunque devo decidere che in quelle 8 settimane giù di lì devo fissare lo studio, devo fissare i musicisti, devo fissare di andare da una parte o dall'altra a fare quello che devo fare. Quindi questo è bene organizzarsi prima. Organizzare i contatti in tutte le direzioni. E questa è una cosa molto importante e spesso trascurata. So che voglio far sapere a tutti quello che vado a fare, allora mi preparo, mi riguardo la lista dei contatti mail, mi riguardo WhatsApp, mi guardo Facebook, eccetera. Cerco di essere organizzato prima con le persone a cui voglio far avere il mio messaggio, in modo da non partire impreparati quando poi effettivamente la campagna è live. Creare un team. Ecco, questo è molto importante, soprattutto per chi come me non riesce bene a vendersi da solo. Avere dei collaboratori che ti aiutano e che ti portano la sua voce perché ti vogliono bene, ma anche perché credono che quello che fai sia di valore, è decisamente fondamentale. Perché in questo modo te puoi far sapere quello che fai, c'hai le persone che invitano altre persone e ti aiutano a promuoverti, a condividere, a fare tutto il necessario. Quindi coinvolgere fin da subito delle persone che ti aiuteranno perché ti vogliono bene, perché credono in te, è decisamente importante. E quindi è bene pensarci in questa fase di preparazione della campagna, se non uno che ha già un team che lavora per sé. E infine, predisporre i materiali e i contenuti. Ripeto, quando la campagna è dal vivo bisogna essere pronti. E allora è bene organizzarsi. Avere un sito che, se non è proprio ben fatto, quantomeno sia ordinato, organizzato, che ci sia quello che serve da far sapere, che ci sia gli spazi dove poter parlare del proprio crowdfunding. Anche quello è bene che dal giorno 1 sia pronto. E allora, anche lì un lavoro di organizzazione e di riordino molto spesso va fatto in questo mese, se non di più, di preparazione della campagna. Ogni settimana Tyler dava le regole che lui e io stabilivamo. Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida basta, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario. Certo. Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club, dovete combattere. Allora, intanto ringrazio la Fox per aver concesso i diritti di utilizzo della clip. E alla parte del combattimento non ci interessa. Ci interessa la prima e la seconda regola, perché è esattamente tutto il contrario di quello che andremo a fare.
La prima regola del crowdfunding è parlare sempre del crowdfunding. La seconda regola del crowdfunding è dovete parlare sempre del crowdfunding. Dovete, tra virgolette, dovete se vi interessa portarla in fondo in un certo modo. Se non vi interessa, potrete essere una delle centinaia di pagine, per esempio su Indiegogo, di campagne allo 0%. E loro prendono, la mettono lì e nessuno se ne accorge, nessuno contribuisce, neanche loro stessi. Questo nessuno vi vieta di non farlo, ecco. Però se vi interessa utilizzare il crowdfunding come strategia di autopromozione, allora è opportuno parlare sempre del crowdfunding. Tutti i giorni. Questo è uno dei motivi per cui il crowdfunding non è per tutti. Questo lo dico subito, a scanso di equivoci. Perché è veramente impegnativo. Si potrebbe dire lo stesso della normale promozione di se stessi. Però nel caso del crowdfunding hai degli obblighi, hai delle scadenze. Hai un obiettivo da raggiungere che non può essere rimandato. Quindi i giorni della campagna, ma anche precedenti, si tratta di spiegare che cos'è il crowdfunding, questa parola strana, che la dovrai definire in maniera diversa a seconda delle persone con cui parli. Se è un anziano la dovrai raccontare in un modo, se è uno del settore la dovrai raccontare in un modo, se è uno che ha a che fare con le start-up, ci naviga tutti i giorni e magari sarà riempito di richieste di contributi per i crowdfunding e quindi le dovrai raccontare e convincere in un altro modo ancora. Alla lettera si traduce come finanziamenti dal pubblico, che è molto brutto. Quindi in inglese suona meglio, ecco. Raccolta fondi, anche perché poi, cioè, parlare di soldi, gli americani ci riescono bene con una certa naturalezza, no? A chiedere soldi, a venderti tutto anche di più, c'hanno sempre il dollaro negli occhi quando ti parlano anche via internet. Per noi molto spesso si ha un atteggiamento quasi di paura a chiedere soldi per qualcosa, a farsi pagare per fare musica o per un disco, ecco. Quindi si cerca in qualche modo di non parlare mai direttamente di dammi soldi, allora c'è tutti questi giri di parole, no? Il progetto, il concetto, il prodotto, eccetera. Però fondamentalmente, insomma, è bene far avvicinare le persone, però è bene anche farli capire che si tratta di dare un contributo economico. Coinvolgere le persone. Ecco quindi giustamente la domanda viene a fagiolo perché la definizione viene fuori parlandone con le persone. Più che ti alleni tutti i giorni ad invitare qualcuno a partecipare e più che trovi il modo migliore e più efficace per te, che rappresenta il tuo stile, perché io ti potrei dare una definizione che si accoda al mio modo di parlare, però se non è credibile pronunciato da te, ha poco senso, ecco. Ed essendo una cosa si può raccontare in mille modi diversi, è giusto che veramente si parta con le idee chiare del meccanismo, del funzionamento, delle tecniche, tutte le procedure, però poi ci si alleni veramente tutti i giorni a raccontare il proprio crowdfunding. Rispondere alle critiche. Perché questa cosa all'inizio uno non ci pensa, però in realtà verrete anche criticati se fate una cosa del genere. Perché l'idea che uno si promuova e cerchi i contributi spontanei delle persone non è neanche così ben vista. E quindi dovrete rispondere a delle critiche che vi verranno mosse e se qualcuno si prepara per queste critiche è sicuramente più avvantaggiato, sa quali sono le critiche principali che sono mosse al crowdfunding come proprio istituzione in sé e allora si prepara per eventuali appunti che possono venire dalle persone. Quindi ne dico solo alcune, poi ne parliamo meglio dopo insieme ai Gassman. Una che ho sentito io è stata le case discografiche se ne sono inventate un'altra per non pagare i musicisti, che c'è pieno di errori in questa frase qui. Però se uno ti scrive questa cosa sotto il tuo post,
E gli puoi rispondere in mille modi. La prima, gli elenchi le ragioni per cui sta dicendo una sciocchezza. Il crowdfunding non se lo sono inventato le case discografiche. Il crowdfunding non ha niente a che vedere con le case discografiche, anzi le bypassa. Il crowdfunding non è un modo per pagare i musicisti, perché chiunque che cerca di vendere un disco a fine concerto non fa né più né meno che chi cerca di vendere un disco che non ha ancora registrato. È esattamente la stessa cosa. E allora, se te rispondi in maniera precisa, preparato e con il giusto tono, sicuramente anche le critiche vengono rimesse al suo posto. E allora è bene prepararsi alcune risposte, alcune opzioni. Un'altra che mi viene in mente è: ma che stai a fare l'elemosina? Classico. Però allora chi vende i brani a un euro su iTunes non è a fare l'elemosina? Guarda, precisi, che ora è proprio arrivato il momento dei Gassman, quindi... Ciao! Salve! Se vediamo la slide c'è proprio scritto un intervento dei Gassman, quindi guarda, c'è meno a farla apposta. Ma neanche c'è posta per te. Ciao! Profumata.